Cerchietto d'oro è il simbolo di Innsbruck ed è situato nella parte vecchia della città. Massimiliano I lo fece costruire nel XVI secolo, utilizzando 2657 tegole di bronzo placcate d'oro. Berghieselstadion, invece, è il famoso trampolino per il salto con gli sci visibile dal centro della città. Due meraviglie di Innsbruck, letteralmente ponte sul fiume Inn, ma non sono le sole. In questa città gotica, capoluogo del Tirolo settentrionale, troviamo infatti meravigliosi animali della fauna alpina. Siamo all'Alpenzoo, dove ad esempio le alci vivono in armonia con le altre 149 specie che popolano questo bellissimo parco. Hi Michael! Hi, good to see you. Hello Michael, nice to see you. Qui all'Alpenzoo di Innsbruck possiamo osservare 150 specie animali provenienti dalle Alpi, compresa l'alce. Qual è l'origine di questo grande cervide? L'alce è uno splendido esempio per mostrare ai nostri visitatori la ricchezza della vita animale sulle Alpi. Durante il periodo glaciale si fermarono qui cervi, stambecchi, marmotte, alci. Quindi, circa 35.000 anni fa, l'alce si è insediato in quest'area e vi è rimasto per lungo tempo. Ma ora l'unico modo per vederlo sulle Alpi è venire all'Alpenzoo di Innsbruck. Andiamo a vedere gli altri animali dell'Alpenzoo. Camille. See you later. See you later, Michael. Un animale grande come l'alce può diventare addirittura pericoloso. Beh, direi assolutamente sì. L'alce non è affatto da considerare un animale innocuo e docile. Tutt'altro, tu pensa che in Canada, dove è migrato attraverso lo stretto di Bering, è l'animale che miete più vittime in un anno. Addirittura sembra più dell'orso grizzly nordamericano. Una cosa molto particolare, per chi capita di passare in Norvegia, è vedere grossi gruppi di animali che si muovono lungo le strade per andare a leccare il sale che viene cosparso lungo le strade, appunto per sciogliere la neve. Questo però può creare grossi problemi alla viabilità stradale, in quanto molto spesso gli automobilisti vanno a impattare contro questi animali che attraversano la carreggiata stradale con veramente gravi danni. E questo è dovuto al fatto anche che c'è da ricordare che l'alce è il secondo animale più grosso presente in Europa dopo il bisonte. Abbiamo assistito a un'importante reintroduzione di bisonte europeo nel Parco Nazionale di Polonini, in Slovacchia, di recente. Beh, questo devo dire che è stato un progetto veramente molto importante che ha dato grosse soddisfazioni. È stato organizzato dalla Larger Bureau Foundation, che è una fondazione presente in Olanda che si occupa essenzialmente della reintroduzione degli erbivori nel loro ambiente naturale, e in collaborazione appunto con alcuni giardini zoologici europei, tra cui il Parco Natura Viva e l'Alpenzoo di Innsbruck, che collaborano da anni assieme, che hanno appunto inserito in questo meraviglioso parco di Polonini alcuni animali nati proprio in cattività. Lasciamo il bisonte europeo e andiamo a trovare l'ibis eremita, l'unico ibis europeo. Andiamo. Davvero l'ibis eremita è un uccello solitario, come fa pensare il suo nome? Assolutamente no. Al contrario del nome, l'ibis eremita è un animale che preferisce vivere in colonie molto numerose, molto spesso formate da molte decine di individui. Tra l'altro si è visto che più la colonia è numerosa e più facilmente questo uccello si riproduce. L'ibis eremita è scomparso dall'Europa centrale attorno al XVII secolo e rappresenta anche nell'Italia centro-settentrionale, soprattutto nella fascia prealpina. Attualmente è presente solo in alcune zone dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Il suo declino è stato causato essenzialmente dalla caccia indiscriminata, dalla distruzione del proprio habitat e dall'agricoltura biologica con l'utilizzo dei pesticidi. Michael, yes, Laura. Qual è il principale obiettivo dell'Alpenzoo? Il ruolo principale del nostro zoo è quello della conservazione delle specie a rischio di estinzione. Per noi è molto importante che i nostri visitatori si rendano conto di questo. Allora, ci vediamo qui all'Alpenzoo. Ciao! La salvaguardia di aree definite ricche di biodiversità è fondamentale per la stessa esistenza della vita dell'uomo sulla Terra. Importante quindi il contributo di enti ed organismi come l'Alpenzoo di Innsbruck e il Parco Natura Viva di Bussolengo, i cui effetti saranno la più bella eredità per le popolazioni del terzo millennio.